Io faccio una preliminare considerazione da appartenente alla comunità accademica e un po', per chi mi conosce, un mio pallino, un'idea mai sopita. E dico che se vogliamo effettivamente riconoscere all'istituto della mediazione il valore che essa effettivamente ha all'interno dell'ordinamento giuridico, non possiamo prescindere non tanto e non solo dall'istituzione di cattedre di mediazione e di ADR all'interno delle nostre università, anche perché a questo obiettivo siamo fortunatamente già approdati. Ma dobbiamo elaborare dei percorsi di approfondimento specifico post lauream e quindi mi riferisco all'idea dell'istituzione di dottorati di ricerca, di scuole di specializzazione, di corsi di perfezionamento che affrontino monograficamente e specificamente questa tematica. La seconda considerazione, sempre rimanendo nell'ambito del valore sociale, del ruolo sociale dell'istituto della mediazione. È in questi giorni che si sta svolgendo, anzi oggi sono finiti, gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense. Bene, a me piacerebbe che nel bouquet delle prove, nel novero delle prove da somministrare agli aspiranti avvocati, vi potesse in futuro essere un atto o un parere sulla mediazione, che oggi sembra quasi utopistico, sembra quasi buffo, visto che si dovrebbe sconvolgere quello che è l'archetipo tradizionale dell'esame stesso in un momento di incertezza sul mantenimento o meno del modello attuale, sulla riforma. Però proprio perché si parla di cambiamento, proprio perché si parla di riforma, mi piacerebbe che appunto si funzionalizzasse l'esame anche all'istituto della mediazione civile e commerciale. In questo vi è l'essenza. Ultima considerazione da amministrativista. Si parla di mediazione civile e commerciale, lancio un po' una provocazione. La mediazione tradizionalmente e strutturalmente non appartiene al diritto amministrativo, se si pensa che nel diritto amministrativo vengono in rilievo diritti indisponibili, situazioni che sono sottratte alla libera gestibilità delle parti coinvolte. Però non ci dimentichiamo che nella fase esecutiva dei contratti pubblici le stazioni appaltanti con i rispettivi soggetti controparti, con le rispettive controparti negoziali, si comportano iure privatorum. E allora perché non cominciare a parlare, anche da un punto di vista di regolamentazione normativa, di mediazione adattata all'esecuzione dei contratti pubblici, laddove evidentemente abbiamo una materia amministrativistica però vestita e camuffata sotto le spoglie del diritto privato. Grazie a tutti e buona prosecuzione.